qua. Sentite? Ok, buonasera a tutti. Buonasera. Giovanni è noto dall'applauso che gli avete tributato, ma due parole di presentazione merita. Nelle nostre case, in cui i televisori sono spesso accesi, a volte troppo accesi, sono da ormai diversi mesi e anni affollati di quelli che i tecnici chiamano i talk show, il show della parola, la mattina, la vera. Vediamo facce di politici, di giornalisti, intrattenitori, artisti che parlano in continuazione di argomenti più ameni o più seri. Abbiamo raccolto la proposta di Nicola e di Mario di fare questo piccolo intervento, intervista a Giovanni, affrontando alcune tematiche che stanno a cuore al nostro movimento, e proprio perché lo sentiremo parlare, molti di noi lo hanno già letto sulla Croce, su Aleteia, su altre testate online o meno, ti conoscerò un po' meglio. Allora, Giovanni è nato in Abruzzo, a Pescara, 35 anni fa, e qui inizio a dire il primo spoiler: 35 anni domani, quindi se volete potete anche regalargli il primo applauso. Questa è la facile. Tenetevi ancora un po' di applausi, perché da poche settimane è anche diventato per la prima volta papà, e quindi seconda volta papà, bene, e quindi ha una bambina che si chiama Maria Agnese, la prima, che ha 2 anni e 3 mesi, quasi 4, e Margherita, la seconda, che ha compiuto 3 mesi pochi giorni fa. Congratulazioni, bravo, bravissimo, a te e alla tua signora. E ha iniziato molto presto a occuparsi di questioni importanti, studi classici, poi studi filosofia, teologia, patristica, sia alla Gregoriana che all'Augustonianum, e poi attività giornalistica, da scrittore, sia in testate locali come il quotidiano Abruzzese del Centro, come Prospettiva Persona, la Porzione.it, che è un sito che fa capo alla diocesi di Pescara, sia anche naturalmente su testate che conosciamo tutti, come Aleteia, e poi dal gennaio 2015 La Croce, insieme col direttore Mario Andinolfi, capo redattore Giovanni. E quindi io parto da questo, Giovanni: come è avvenuto il tuo incontro con il mondo della, proprio della famiglia, e con quell'idea del quotidiano La Croce di Mario Andinolfi? Grazie Luciano, intanto della presentazione generosa e degli applausi vi saluto caramente, vedo molti volti noti e anche alcuni che non ho mai visto, mi fa molto piacere vedere facce nuove in questi nostri incontri, benvenuti tutti e grazie dell'accoglienza. E come è avvenuto? Intanto non c'era il popolo della famiglia ancora, era la stagione dei Family Day, una stagione diversa, diciamo trascorsa per alcuni aspetti, c'era un certo friccicore nell'aria, volevamo, non dico al potere la fantasia, ma avevamo idea che bastasse andare in piazza per essere rappresentati, per farci sentire nel palazzo. Quella stagione ci ha anche dolorosamente insegnato che così non era. In quella stagione noi eravamo già presenti come il quotidiano La Croce. Adesso l'incontro con Mario personalmente è avvenuto tramite colleghi e abbiamo fatto vedere delle cose, ho proposto le mie cose al direttore del quotidiano che stava per nascere, ci siamo incontrati, ci siamo trovati e quindi è nata una collaborazione di cui io sono gratissimo su tutti i piani, umano, professionale e anche altri piani, amicale, posso dire questo. E nacque questo giornale che aveva un titolo, una testata, un nome roboante che ha fatto discutere tanti, qualcuno diceva La Croce, nell'epoca dei social dove ci si gloria dell'ignoranza, dicevano come La Croix, il giornale nazista, mamma mia La Croix nazista, se vi sentono i francesi, fortuna che nessuno vi si calcola, state sulla vostra bachechina Facebook e pensate di star pontificando su chissà quale verità. Ovviamente nulla di nazista sulla Croa, tantomeno sulla Croce. Però dicevano, però è troppo identitario, non ci vuole una cosa così identitaria, ci vogliono ponti, non muri. E cominciarono a cantarci nelle orecchie questa tiritera. E sono tutte cose verissime, i ponti sono importanti, i muri possono essere utili, anche sono importanti, possono essere utili, ma non si vive per i muri, chiaramente, come non si vive per i ponti. La questione è che da una parte ci si proponevano schieramenti contrapposti, quella che oggi chiamavamo guerra tra bande, a cui anche Nicola faceva riferimento, dall'altra c'era la volontà di ricercare una,
un impegno nella complessità, capire le cose al di là degli stereotipi, dei luoghi comuni, delle parole d'ordine. Ponti, non muri, non è più una cosa vera, è una parola d'ordine. Il nuovo umanesimo non è più una cosa vera, e lo dice uno che per formazione è un umanista. Io sono un umanista, ma il nuovo umanesimo non comincia con l'eutanasia, non comincia col suicidio assistito. Non può cominciare così il nuovo umanesimo. Non esiste il diritto all'aborto, non si fa così il nuovo umanesimo. State costruendo un castello coi forlatini, verrà giù molto prima che arriviate alle guglie. Quindi c'era la questione dell'identitarismo. E Mario, parlando con me, diceva: ma l'idea dell'identità non mi dispiace in realtà, perché l'identità è necessaria per il dialogo, perché i ponti si costruiscono tra due sponde, non si costruiscono i ponti su una pianura, nel deserto, sull'acqua, si costruiscono tra due sponde, ci vogliono le identità per dialogare. Lo stesso Papa Francesco ripete spesso e volentieri questa cosa. Però, diceva Mario, una cosa simpatica che mi è sempre rimasta in mente: mi piace la croce perché dà l'idea dell'abbraccio, e uno non ci pensa subito, dice no, perché il crocifisso sta così ed è la forma della croce, ma è anche la forma dell'abbraccio, per questo voglio che sia un broadsheet a 6 colonne il nostro giornale, perché la gente deve sforzarsi per tenerlo in mano, deve stare pronta ad abbracciare qualcuno mentre legge il quotidiano. Leggere la croce ci prepara ad abbracciare la gente. E questa idea brillante che aveva avuto funzionava comunicativamente, ma che vogliamo insegnare queste cose al direttore della croce, però aveva anche una profonda verità che poi si è concretata nello stile del popolo, della famiglia, nello stile della croce, che sono contigui pur essendo entità distinte e restando distinte. Noi cerchiamo di avere una certa indipendenza di giudizio, ma di parlare con tutti. Una cosa che, una delle prime che ho imparato guardando Mario al lavoro e avendo il privilegio di collaborare con lui a stretto giro, è che Mario non ha mai avuto paura, la croce con lui direttore non ha mai avuto paura dei confronti anche in pagina con voci fuori dal coro. Ecco, ma la voce fuori dal coro con posizioni opposte è comprensibile, anche sì, fa parte delle regole del gioco. Ricordo che quando uscì La Croce, è scritto anche in qualche biografia, fu subito bollato come il giornale degli omofobi, con una facile definizione assolutamente falsa. Ma all'interno del mondo ecclesiale, tu hai sentito che questa nuova creatura, inizialmente cartacea, poi online, veniva accolta o veniva in qualche modo guardata con sospetto? Le parole d'ordine vanno di moda dappertutto, no? Non vanno di moda soltanto nel mondo laico, vanno di moda anche nel mondo ecclesiastico. L'ambizione di sfuggire alle parole d'ordine ci rende sempre poco prevedibili, e quel che è poco prevedibile non può essere facilmente accolto in qualsivoglia sistema, per definizione. Questa è anche la ragione per cui penso, e credo di poterlo dire, che la croce ha anche vinto in qualche modo quell'ostilità iniziale, perché anche quelli che ci hanno guardati con ostilità, quelli che ci hanno tenuti un po' sott'occhio e hanno tenuto basse le nostre cose, giornalisticamente parlando, hanno poi visto che eravamo e siamo degli interlocutori affidabili. Hanno poi visto che non siamo questi pazzi che vorrebbero mettere a rogo la gente, nulla di più lontano, neanche i libri vogliamo mettere a rogo, ci mancherebbe. Libertà di parola anche a chi la vede diversamente da noi, anche all'interno dell'alveo ecclesiale. Ma lo sapete anche voi, quando proponete per la croce, diverse delle persone che sto guardando in questo momento, delle proposte di elaborazione politica fuori linea rispetto alla linea della presidenza nazionale, che sarebbe una cosa che vi sfido a fare sull'unità, no, è una cosa che non ricevete risposta. Voi la risposta l'avete ricevuta perché non abbiamo paura del confronto e del pensiero tra di noi. Poi si è detto, certamente i temi etici sono caratterizzanti della nostra esistenza politica e culturale, tanto che non li chiamiamo neanche etici, li chiamiamo essenziali, perché riteniamo che da quelli
discenda a cascata un po' tutto il resto, ma quando qualcuno ha voluto scrivere di economia sulla croce non ha mai trovato le porte chiuse. Quando qualcuno, ecco, le porte chiuse le ho tenute io personalmente, vi devo accollare questo onere, quando ci sono state delle critiche ecclesialmente sgrammaticate sulla persona del Romano Pontefice, ma non per questione di conformismo, proprio abbiamo detto che non abbiamo legami, non ci paga Soros, non ci paga il Papa, non ci paga nessuno, ci paghiamo noi, anzi a proposito abbonatevi al quotidiano, sostenetelo, lunedì riprendiamo in grande stile. No, questa è una notizia, non può essere spesa no, così. Scusate, questa è una vera notizia. Dopo una pausa di riflessione, di riorganizzazione delle forze, perché sono esigue. Lunedì c'è al termine di questo evento a Pomezia, riparto l'edizione quotidiana della Croce. Nelle due versioni, anzi sul sito siamo già ripartiti, nell'edizione digitale ripartiamo adesso. Allora no, aspetta, lunedì immagino che ancora si parlerà della consulta, del pronunciamento, dimmi che titolo pensavi di suggerire al direttore, o fa tutto Mario sulla titolazione. Sulle titolazioni della prima pagina spesso fa lui... glielo chiederemo. Lo chiediamo a lui, questo... Suicidio con reagire, la bella, però l'hanno già presa le iene, quindi saremmo degli sciacalli, che verrebbe paradossale verso le iene fare gli sciacalli, non si può fare. Ecco. Aspetta, ha fatto bene a coinvolgere le persone presenti. Se qualcuno, da quello che diciamo, soprattutto che dice Giovanni, avesse delle domande, non delle considerazioni, perché non è questo il momento, le considerazioni le faremo più avanti in ambito di assemblea, ma delle domande precise, specifiche, e su quello che diciamo, da rivolgere a Giovanni evidentemente, si alza la mano, io lo vedo e lo coinvolgo. Tipo obbligo, verità o tre cose. Se volete, tanto per coinvolgervi e essere più attenti. Del Romano Pontefice parleremo, non tanto per metterti in difficoltà, quanto perché di voi ce ne sentono tante, quanto per ampliare l'argomento. Ma partiamo dalla notizia di ieri. Tu te l'aspettavi così come è uscita, e che cosa hai pensato quando l'agenzia ha battuto la notizia? Beh, io l'ho detto anche un po' sui social con i miei mezzi. In realtà il fatto che avessero rimandato di un giorno la decisione aveva fatto, non dico sperare, ma porre qualche domanda. Chissà che compromesso stanno cercando, sarà quello dei 4 punti, ci sarà qualcos'altro? O forse magari c'è guerra così forte ed effettiva, ma non vedevamo gli schieramenti in campo per giustificare la guerra effettiva, un braccio di ferro così protratto, da arrivare a ribaltare il pronostico. Non è stato ribaltato, non siamo stati sorpresi, c'è stata amarezza e io mi sono sentito come Monsignor Colombo da Priverno in quel film di Luigi Magni del 77, ancora sotto Paolo VI, In nome del Papa Re, che è un film che io amo moltissimo, ci ritrovo tanto genio, tanta poesia, tanta letteratura dentro, e c'è Monsignor Colombo che legge della richiesta di grazia respinta a vantaggio di 3 condannati, e, anzi di 2, perché uno è già morto, e dice: e ci siete rimasto sveglio tutta la notte, santità, per decidere se firma o no, e poi non l'avete fatta firmare. Così pure io ho detto, 2 giorni ci volevano per questa sentenza. Qualcosa che è stato già detto dal coordinatore nazionale introduce dei vulner giuridici pericolosi nell'ordinamento. Pongo 2 questioni, diciamo, a latere, perché non le sento tanto divulgate. Sì. Una è di natura etica e un'altra più di natura giuridica. La questione di natura etica è quella della disponibilità della vita, ma non voglio tirare in ballo il dono di Dio. Quando Augias in televisione ha detto che dice una sciocchezza chi dice che la vita è un dono, ha mostrato non solo di non credere in Dio, cosa che sarebbe anche relativamente poco grave, ma di non sapere cosa sia un dono, cosa che un uomo di quell'età fa ancora più impressione. Ma volevo dire che la domanda di Cappato a chi appartiene la tua vita è una domanda che solo apparentemente è forte, perché dice: no, la mia vita appartiene a me. È come quando dice a mia figlia: questo di chi è? E lei fa: no, quello è mio, qualunque cosa, la macchina di chi è? No, quello è mia. Sì, ti dico che è tua, ma lo so che non è così, perché le cose sono più complesse, un adulto lo sa. Così quando diventiamo adulti nell'intelligenza, dico: sì, io sono il primo referente della mia vita, ma la mia vita appartiene a tante persone, perché la sua sussistenza dipende da tante persone, nella memoria storica, ma anche
nella presenza attuale. Io stamattina a pranzo ho mangiato cose che non ho cucinato io, e questa è la cosa più banale evidentemente, ma se io oggi avessi bisogno di essere accudito, io dipenderei molto più evidentemente, molto più strettamente da altre persone, e non di meno sarei sempre io. Non è che dipendiamo dagli altri solo quando siamo allettati, dipendiamo sempre dagli altri, e in moltissimi sensi, se guardiamo allo storico, a quando ci hanno allattato, nutrito, vestito, pulito. La nostra vita, cioè, è tutto un gran dono. È tutto un gran dono ed è una dipendenza. Ho ricevuto un dono da dare, naturalmente. Sì, e uno può vedere anche che farci con questo dono, che cosa, come disporne. Questa è una delle questioni, ma l'altra, che invece è di natura più giuridica, se volete anche più seria, è: a un diritto corrisponde sempre un dovere, questo lo sappiamo. Quale venga prima, il diritto e il dovere, non lo chiediamo in questa sede, perché è come l'uovo e la gallina, ma la risposta c'è ed è quella sbagliata. Ma la questione... La questione giuridica è che se io ho diritto a farmi ammazzare, evidentemente qualcuno ha dovere di uccidermi. Domanda: chi ha il dovere di uccidere un uomo inerme, innocente e non aggressivo? Perché fino a che viene uno qui dentro con una sciabola e vuole ammazzarvi, io ho il diritto dovere di difendere i miei amici. Ma se qualcuno ha il diritto di farsi uccidere ed è un suo diritto, è necessario che qualcun altro abbia il dovere di uccidere quella persona. Nessuno ancora ha risposto a questa domanda: chi ha il dovere di uccidere un uomo inerme, innocente e innocuo? E questa è una cosa che è problematicissima dal punto di vista non solo dell'ordinamento, ma della civiltà. Perché uno può dire: la legge stabilisce che i medici, o i becchini, o i giornalisti, o qualcuno deve ammazzare gli altri. Lo stabilisce la legge. Allora bisogna vedere chi prevale tra la coscienza e la legge. Secondo te il mondo cattolico in Italia, a partire dalla Chiesa, i movimenti, la stampa cattolica, ha fatto tutto il possibile per manifestare il proprio dissenso e per scongiurare questa decisione? E questo è un domandone. Tutto il possibile non lo so, perché i futuribili e i possibili sono cose ignote. Si poteva fare altro, di più, sicuramente diversamente, non so se è meglio o peggio. Quello che va detto a onor del vero è che sragiona chi dice che la Chiesa non ha fatto niente, chi dice che la stampa cattolica non ha fatto niente, che i movimenti non hanno fatto niente. Hanno fatto molto, si sono fatti sentire molto. Papa Francesco in particolare ha menato con una violenza inusitata nel genere letterario della produzione magisteriale. Non si fa così come fa lui. Lui dice cose che, se avesse detto Benedetto XVI, l'avrebbero crocifisso veramente sull'obelisco vaticano. Eppure lui si prodiga, la stampa cattolica gli va dietro. C'è forse un difetto, quello a cui accennavo prima, cioè che più che intelligenza c'è frenesia nel ripetere le parole d'ordine: vita, dignità, vita, dignità, vita, dignità, e quindi si producono editoriali, interviste, cose verissime, perché nella convegnistica noi cattolici non ci batte nessuno, ma che poi vai a misurare nell'incidenza sul piano concreto della vita della gente, e devi mettere zero, e non zero virgola come il popolo della famiglia e cresceremo, ma zero, zero e porto zero. E uno può dire: perché c'è stata questa incidenza pari a zero? Ne parlavo anche con Mario nei giorni scorsi, eppure si sono mossi tutti quelli che si potevano muovere in pubblico, sicuramente l'hanno fatto anche in privato, le telefonate dalla segreteria di Stato ci saranno state, le solite telefonate che hanno sempre funzionato, e stavolta non hanno funzionato. Perché? Perché anche per spostare il mondo si può fare con una leva, ma ci vuole un punto d'appoggio. Stavolta c'era la leva, ma non c'era il punto d'appoggio. Con chi parli in Parlamento? Con chi parli nel palazzo? Hai voglia, Parolino, chi per lui, a fare le telefonate, anche quelle giuste al momento giusto? Ma se dentro non c'è qualcuno che alza la cornetta, la tua telefonata resta vuota. Questa
e la considerazione amara ma salubremente vera che ha segnato il tramonto definitivo della stagione dei Family Day e ha aperto, come alla fine di Fontamara, con la domanda che fare, la questione di un nuovo orizzonte, che è quello dell'impegno rinnovato, sociale, politico, civile dei cattolici. Quando mi dicono, ah ma tu vuoi monopolizzare l'elettorato cattolico? No, non mi è mai sembrato che fosse questo l'intento del Popolo della Famiglia. Il Popolo della Famiglia si propone, non perché siamo i migliori, ma perché non c'è altro. Non c'è altro. Ci fosse uno migliore, ma io lascerei subito la tessera del PDF e andrei a fare quell'altra, se c'è qualcuno di meglio. E non vuol dire che, ecco, si presenta un po' un movimento fatto da cattolici e questi detengono il monopolio. Non è vero. C'è spazio per correnti in partiti nati pochi anni fa, pochi mesi fa. Non c'è spazio per correnti in movimenti che si ispirano al magistero sociale della Chiesa Cattolica. C'è spazio in abbondanza. Magari ci fossero 10 partiti di cattolici in Italia e ciascuno di noi si sceglie quello un po' più a destra, quello un po' più al centro, quello un po' più a sinistra. No, a me piace più sui valori non negoziabili, no, a me piace più sui migranti. Magari il Parlamento fosse una discussione tra anime cattoliche che si confrontano sulla vita concreta della gente. Così non è. Non ce n'è neanche una di anima cattolica rappresentata, neanche una sfaccettatura. Questo è il problema. È quello che ha decretato la fine, lo ripeto per la terza volta, delle manifestazioni di piazza, che costano tanto sulle nostre tasche e producono zero, l'abbiamo visto dolorosamente, e una nuova stagione che è tutta quanta da scrivere. Ecco, un altro tema forte del Popolo della Famiglia è che ha trovato da parte dell'uditorio laico interesse e al tempo stesso stupore, quello del reddito di maternità, sia perché veniva dietro un altro tipo di reddito che veniva portato avanti da un'altra forza politica, che sono i 5 Stelle, che è il reddito di cittadinanza, che è stato finanziato appena i 5 Stelle sono arrivati al potere, ma nelle nostre esperienze nei banchetti sulle strade si è ben spiegato, ha trovato ascolto anche da persone lontane dalle stanze cristiane. Tu dal punto di vista dell'osservatore della croce e quindi dalle istanze che ti arrivavano, dalle sottolineature che coglievi da parte dei lettori, dei collaboratori, quale pensi possa essere il futuro oggi con questa compagine politica di questa proposta? Beh, non mi sembra di cogliere il minimo segno di interesse politico a questa proposta, il che è un'ulteriore conferma dello scollamento tra il potere e il paese reale. Diceva già Guicciardini, tra la piazza e il palazzo è una nebbia sì folta. Sì, la nebbia, ma un minimo il palazzo almeno 2 pagnotte di pane sulla piazza le buttava. Adesso ci sono gli 80 euro, ci sono le tessere del reddito di cittadinanza che hanno sempre quella funzione distrattiva. Ma tra i miei studi classici e tardo antichi ho notato che una delle cose che la gente chiedeva durante le invasioni barbariche erano i giochi al circo. Diceva, almeno la gente si consola un po'. Sì, questo già nell'antichità classica, ma proprio mentre i barbari entravano nelle città, ci sono storici che raccontano delle urla della gente che veniva uccisa fuori dalle mura e delle urla della gente che esultava dentro al circo. Nello stesso momento tu passavi per la strada, sentivi da una parte quelli che morivano e dall'altra quelli che tifavano per il gol. E così si può dire, ecco, Salviano di Marsiglia, scusate la cosa pesante che ho detto adesso, dimenticatevi questo nome che non è né Saviano né Salvini, Salviano ho detto, non andate in giro a dire cose strane. È il creatore del Sapore di Marsiglia. No, è un altro ancora. C'era lui che diceva, eccolo qua il nostro mondo, muore, sta morendo e ride. Sembra che sia stato tutto quanto sotto overdose di erba sardonica. L'erba sardonica era quella che faceva ridere, si usava per appestare la gente. E la ricaduta del reddito di maternità è ancora tutta di là da venire. È una proposta le cui ragioni di sussistenza stanno tutte quante in piedi. È incredibile che soltanto noi, lo zero virgola, si renda conto di un problema che invece attanaglia tutto quanto il paese. Nicola prima parlava di welfare. No. Nicola prima parlava di welfare. Sentiamo un po' la voce. E noi sappiamo che chiaramente tutto il sistema pensionistico, ma anche il sistema sanitario, tutto quanto si
anche Guido. Sull'avvicendamento generazionale, sul ricambio generazionale, tutto questo semplicemente viene meno perché abbiamo il peggior tasso di natalità d'Europa, abbiamo dei record negativi che ci premuriamo di battere neanche fossimo degli atleti che si stanno allenando, anno dopo anno facciamo sempre peggio, insomma io mi do da fare, due figlie, così. Però insomma non è che può ricadere tutto su di me o su di voi, è evidente che bisogna pensare a una, alla generosità delle nostre donne, cioè non è che... È evidente che bisogna pensare a una riforma strutturale. Questa è stata definita anche da avversari politici e culturali un'idea geniale, perché è semplice, costa poco e va a intervenire su un ganglio vitale. Rivitalizzi quel punto, a cascata deriva un'immensa serie di benefici. Produci più diritti, permette alle donne di scegliere cosa fare. Questa cosa è stata vista male da chi chiaramente ha degli interessi ideologici. Eh no, non mi devi mettere le donne a casa. Sto mettendo le donne a casa, se vogliono starci sto permettendo loro di starci. Adesso tutti quanti conosciamo persone che vanno a fare le cassiere 8 ore al giorno per pagare la babysitter che nel frattempo tiene i loro figli, si può scegliere, non fai la babysitter, ci paghiamo per stare con tuo figlio. Ecco, quindi non sembra, per tornare alla domanda, che attualmente la compagine giallorossa abbia abbia più interesse di quella giallo-verde relativamente, sì. Non sembra che abbia più interessi relativamente al reddito di maternità, e chiaramente la distanza simbolica tra il reddito di maternità e il reddito di cittadinanza è enorme. Uno è assistenzialistico, è vizioso, e un altro è virtuoso, è previdenzialistico come sistema. Simbolicamente la distanza è abissale, è chiaro che si preferisce investire sull'oggi, cioè dare le prebende a chi stasera o domani mi deve rivotare, piuttosto che investire sul domani, perché tra 15 anni possiamo andare in pensione veramente, senza inventarci manovre a buffo, senza fare manovre in deficit, volevo dire, senza fare invenzioni mirabolanti che poi effettivamente vanno sempre ad aumentare il debito e non producono una svolta. Sì, siccome al male sembra non ci sia mai fine, il pronunciamento della Consulta sembra nasce da una difesa di un presunto diritto di libertà, ciascuno è libero di decidere se stesso. La stessa strumento che fu utilizzato nei decenni passati per il divorzio prima, per l'aborto dopo. E a guardare avanti ci sono altre battaglie di cosiddetta libertà, per esempio libera droga, libera prostituzione, che vuol dire anche libera pornografia, libera distribuzione dell'alcol, quindi libere schiavitù, diffusione libera di nuove schiavitù, soprattutto dei nostri giovani. E tramite il nostro giornale, tramite il Popolo della Famiglia, Mario ha scritto che la lotta a queste nuove schiavitù sarà uno dei 10 punti fondanti della battaglia politica del Popolo della Famiglia. Tu come pensi di affrontarlo dal punto di vista giornalistico? Una cosa incredibile di questo nostro contesto, ne parlavo proprio ieri pomeriggio commentando con Mario la comparsata televisiva su Rai 1, una cosa incredibile è che riusciamo, Mario è un fuoriclasse evidentemente, non lo riescono a mettere in difficoltà, ma anche lui, anche noi quando siamo preparati, riusciamo a emergere in sordina in questi contesti, riusciamo a non far vibrare forte delle ragioni che di per sé ci sembrerebbero evidenti. È evidente che un bambino è un bambino dopo il parto e prima del parto. Eppure delle costruzioni, delle sovrastrutture ideologiche ci spingono a mettere da parte questo assunto, che pure fa parte dell'evidenza, e a sottoporlo a un'idea che è quella della libertà della madre, che si autodeterminerebbe da sola, senza confronto col padre e senza riguardo del bambino. Quest'idea di libertà ci sta antipatica, non perché ce l'abbiamo con la libertà. Saluto al presidente del Popolo della Famiglia. Ben arrivato, Mario. Stiamo per lasciargli la parola. Concludo con questo e poi gli lasciamo la parola, tanto sono i temi su cui ci confrontiamo.
Non perché ci stia antipatica l'idea di libertà, noi amiamo l'idea di libertà, noi ripudiamo l'idea di una libertà che si faccia escludendo il confronto con gli altri. Questa libertà che ti costringe a scegliere quando sei solo e ammalato, sappi che sei sempre più solo, che sei un peso per gli altri, levati di mezzo, è una finta libertà perché non rafforza i legami tra le persone, ma li indebolisce. Quando a una donna dici se vuoi abortire, pronti qua tutti per te, se non vuoi abortire sono fatti tuoi, la stai mettendo con le spalle al muro e le dici che è libera, ma in realtà la traduzione vera di quella parola, libera, è sola, tu sei sola. E questo è il motivo per cui... Quando noi siamo contro i cannabis shop, quelle che abbiamo chiamato le colonie del male, a Roma e non solo, non lo siamo perché abbiamo in odio che la gente si diverta, noi vogliamo che si diverta veramente, che non si sballi, perché sballarsi non fa bene alla società. Uno che si sballa guida male, è pericoloso per strada, lavora male, non è produttivo. Una casa picchia la moglie, i figli. Cioè... Ma questo non lo so, ma magari sicuramente non è produttivo. Sei ubriaco. Sì, è facile. Ma sicuramente non è produttivo. Uno che spende i soldi per sballarsi, sicuramente non è produttivo per la società. È difficile che metta a parte soldi per... i figli, e se io mi sono potuto comprare la casa senza mutuo lo devo ai risparmi delle famiglie mia e di mia moglie, che non sono andate in giro per i cannabis shop, magari andavano a divertirsi nelle balere, a ballare, che è tutt'altra cosa e ci piace e fa parte dell'impresa, del turismo che noi vogliamo rilanciare assolutamente e vogliamo appoggiare positivamente. Ma è difficile anche che uno faccia il bagnino e tenga aperto uno stabilimento balneare se la sera si fa le canne, perché alle 5 devi stare in spiaggia a pulire i mozziconi. È qualcosa che noi siamo contrari alle colonie del male, perché sotto la specie della libertà rivendicano l'euforia e di nuovo la solitudine. Noi non vogliamo che la gente sia sola, noi vogliamo offrire dei contesti di formazione, di divertimento, che siano produttivi. A un ragazzo fai prima a dare una canna, dice te, sballati, che costruirgli una biblioteca, che costruirgli una cineteca, che costruirgli uno spazio di confronto, che creare un cineforum dove si discute dei problemi del territorio, dei problemi della nazione. È molto più semplice dargli una canna e dire questa è la tua libertà. Giovanni, concludiamo con, tornando alla notizia... Tornando alla notizia... che abbiamo dato all'inizio, cioè che lunedì riprendono le pubblicazioni, sì, del quotidiano La Voce. Puoi anticiparci qualcosa? Ci saranno delle novità, nuove rubriche, poi magari anche Mario potrà dire la sua, ma insomma tu sei il caporedattore, quindi sì, immagino sia dotto. Anche per incuriosire coloro che qui potrebbero decidere di sottoscrivere l'abbonamento e già da lunedì ricevere il quotidiano. Allora, intanto vi dico che uno dei motivi per cui ostinatamente continuiamo a produrre il digitale e non ci accontentiamo solo del sito è... la speranza di tornare prima o poi in cartaceo, e magari torneremo, e magari non dico con il quotidiano, perché sono veramente tanti, tanti soldi, dobbiamo avere tantissimi abbonati per tornare sulla carta, ma i quaderni della croce, di cui avevamo già parlato, a gennaio 2020 potranno tornare. E noi chiaramente daremo spazio a tutte le vostre istanze che emergeranno in questi giorni, dai lavori, in particolare dalla condivisione di quanti già sono eletti e da quello che uscirà dai tavoli di lavoro. La Croce nasce come prolungamento ideale di questo tipo di assemblee, perché queste assemblee non siano episodiche, ecco perché ha un senso che un militante, un simpatizzante del PDF sia un abbonato della Croce. Vi piace il clima di questo confronto? Questo confronto si prolunga quotidianamente con questo lavoro che costa tanta fatica, tante energie, si prolunga sul quotidiano La Croce. E poi la seconda ragione, anch'io torno a ripetermi su quel guizzo di bella ironia che usava Mario 5 anni fa, e poi continuiamo a creare il digitale, anche a prescindere dal ritorno sulla carta stampata, perché ci piace l'idea che i nostri lettori si allenino ad abbracciare la gente. Grazie a Giovanni Marco Tullio, buon lavoro e tanti auguri per il tuo compleanno.